Ciao a tutti, sono Alberto Chieppi e oggi vorrei parlarvi di uno degli ultimi libri che ho letto. Si tratta di Elis, scritto da Valerio Lamartine ed edito da Dark Zone Edizioni. Elis è un romanzo urban fantasy ambientato a Roma e racconta le vicende appunto di questa strega che si chiama Elis, è una strega inglese dotata di grandissimi poteri, che giunge a Roma per visitare la città, conoscere le sue tradizioni, conoscere la comunità magica che vive a Roma e conoscere i culti antichi, i misteri legati ai luoghi della città. Si fa aiutare appunto in questo viaggio da Michele, un altro praticante di magia che vive a Roma, ma che in realtà, a differenza di Elis, non ha grandi poteri magici. In realtà non sa fare grosse magie, ma conosce benissimo la città e possiede un sacco di reliquie, oggetti magici che tiene nascoste nelle sue tasche e che utilizza per cavarsi dai guai, insomma, quando si trova in difficoltà. Elis e Michele iniziano a girare per la città. Michele fa un po' da cicerone, guida Elis a conoscere tutti questi luoghi, luoghi di culto, luoghi magici che ci sono a Roma, e poco alla volta si imbattono in una serie di eventi sanguinari, diciamo, eventi tragici che colpiscono la città, perché una creatura demoniaca chiamata il Predatore inizia ad assalire gli stregoni, i praticanti di magia, li priva dei loro poteri, li lascia vuoti, senza alcun ricordo, senza più abilità magiche. Elis e Michele iniziano a indagare su questi eventi misteriosi e si fanno aiutare da Alexander, il sommo stregone di New York, che giunge a Roma appunto per indagare anche lui su questi, sul Predatore, questa creatura demoniaca, e aiuta appunto Elis e Michele. Alexander è un personaggio che Valerio recupera dalla saga dei Nephilim e che fa un po' da ponte fra questi due mondi, quello della saga dei Nephilim ambientata negli Stati Uniti e il romanzo di Elis ambientato a Roma. Senza raccontarvi molti altri dettagli sulla trama per non svelarvi nulla, per quanto mi riguarda, insomma, il romanzo è diviso in due parti che mi sono piaciute molto. Nella prima parte Valerio appunto descrive tutti questi luoghi anche un po' meno noti, insomma non sono i luoghi che tutti siamo abituati come turisti a visitare a Roma, sono luoghi un po' meno noti appunto, ma legati a storie, miti, leggende, divinità della Roma antica, che Valerio ha ricostruito con molti dettagli, molti particolari, molto bene. Mi è piaciuta molto questa parte. E nella seconda parte invece del romanzo, diciamo, prende piede la trama, la parte più legata alle vicende dei protagonisti, e ci sono molti colpi di scena fino a svelare appunto il mistero che c'è nascosto dietro questa figura del Predatore. È un romanzo che mi è piaciuto molto, che vi consiglio di leggere, e appunto Elis di Valerio Lamartine, edito da Dark Zone Edizioni. Grazie, alla prossima!